Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi apriamo insieme questo Rurik, l'alba di Kiev, titolo di Stanislav Kordonski per 1-4 giocatori della durata di circa 30 minuti a giocatore, frutto di una campagna di localizzazione italiana a cura di Giochi X che ho orgogliosamente supportato. Gioco nel quale i giocatori impersoneranno sostanzialmente dei nobili, diciamo comunque delle personalità dell'epoca che cercheranno di ottenere il potere di Kiev, quindi diciamo di salire al trono, di conquistare la città e di gestirla al meglio dopo la morte del sovrano. Quindi direi, senza ulteriori indugi, andare a vedere cosa c'è dentro questa scatolona che appare molto pesante e soprattutto colma di materiali. Vediamo un po' se riusciamo ad aprirla. Ce la facciamo molto bene, quindi direi sigla e ci vediamo qui tra poco. Benissimo, come sempre un'occhiata all'artwork della scatola che appunto ci dimostra questa campagna medievale, mi piace davvero molto. Non sembrava appunto dalle immagini, ma è incredibilmente dettagliato e la cosa senz'altro mi piace. Sapete, se ci seguite, quanto mi piaccia l'artwork dei giochi o comunque quanti punti guadagnino i giochi di solito appunto nella mia classifica di gradimento se associati a un bel artwork. Sul retro della scatola appunto avete una panoramica di gioco, sui vari lati della scatola anch'essi sono tutti appunto con dei disegni molto belli, ve li faccio vedere perché davvero secondo me meritano. Anche sull'altro lato appunto, questo è un pochino più aggressivo, questo orsetto. Direi di andare a vedere che cosa c'è dentro questa scatolona che risulta davvero pienissima di materiali e infatti non scherzava affatto. Vediamo un pochino da che parte iniziare, proprio perché qua non mi aspettavo tutti questi materiali. Vedete appunto qui, bisogna stare attenti a non perdere pezzi, però ci sono queste, ecco infatti che iniziamo subito, queste unità gialle. Vediamo se riusciamo a metterle maggiormente a fuoco. Vediamo come sono belle anche questi segnalini, tutti di plastica. Davvero non mi aspettavo tutti questi materiali, sono proprio contento. In realtà le miniature sono tutte uguali, mi sembra di capire. Cambia semplicemente il colore, ma di fatto appunto non cambia granché per il resto. Vediamo un po', abbiamo poi questi che... Aspettate un attimo perché qua io devo un attimo capire come siamo orientati. Abbiamo questo che contiene altro materiale di gioco. Vediamo un attimo di riuscire a capire come si apre perché non è banale. Vedete appunto qui ci sono materiali di gioco che immagino siano sostanzialmente delle risorse. Vedete le pelli, vedete appunto i pesci, vedete le pelli d'orso e via dicendo, tutti di legno, molto belli. Mi piace anche il fatto che ci siano questi contenitori all'interno della scatola. Poi ognuna di queste scatolette vedete che al suo interno vi riporta dei numeri e quindi secondo me qui dentro c'è altro materiale, quindi anche in questo, e infatti vedete appunto questi che sono sostanzialmente tutti dei componenti di legno molto molto belli. Che bellezza, sapete davvero quanto mi piacciono i giochi così curati nel dettaglio. Vediamo se cambiano sostanzialmente i colori, questi immagino siano per i vari giocatori. Vediamo se cambia qualcosa, ma non credo a questo punto, infatti. Non voglio tediarvi troppo, quindi cercherò di andare più veloce su questa parte. Che bello, che bello, che bello. Guido è molto contento di tutta questa faccenda. Abbiamo questo che... Bellissimo, questo ecco, questo tantissimi punti in più. Questo è come riporre i componenti nella scatola. Quindi se sostanzialmente vi dimenticate come erano disposti tutte le parti del gioco, qui c'è una comodissima scheda riepilogativa. Abbiamo il regolamento con appunto una parte di ambientazione storica scritto piuttosto fitto, però con anche
parecchie immagini, quindi questo aiuta, però ecco, poi dopo ci sono queste pagine che mi fanno venire male, c'è una modalità in solitario, vedete? È sicuramente un gioco corposo, ecco, non certo un peso leggero. Abbiamo questa che è la mappa di gioco, che è piuttosto grandicella, non so se riesco a farvela vedere tutta in un colpo solo, ci proviamo, nel caso, come al solito, solleverò la videocamera. Mi piace molto, vediamo, vi solleverò un attimo la videocamera per farvela vedere più nel dettaglio. Vedete appunto che vi fa vedere sostanzialmente tutte le parti su cui ci daremo battaglia. Un cartoncino bello solido, mi sembra anche dal punto di vista iconografico piuttosto chiara. Benissimo. Abbiamo poi queste che immagino siano delle plancette dei vari giocatori. Un cartoncino bello solido, mi piacciono, sono molto dettagliate con i vari appunto villaggi. Un'altra parte di plancettina di gioco che vi fa vedere sostanzialmente alcune cose. Sempre un cartoncino bello solido, anche qui. Un'altra plancetta di gioco, probabilmente sarà infatti questa per uno o due giocatori, questa per tre o quattro giocatori, immaginavo. Arriviamo in fondo e abbiamo allora un altro po' di componenti, anche qui dobbiamo decidere come iniziare, inizierei con queste carte, se riusciamo ovviamente ad aprirle senza far disastri come mio solito. Appunto, questo bellissimo mazzetto di carte, vediamo di farvele vedere più nel dettaglio, se riusciamo soprattutto a metterle a fuoco. Eccole, che bei disegni, che bei 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 disegni, mamma mia, che qualità, non me l'aspettavo così di qualità la grafica, un pollice in su. Non dovrò scoprire appunto l'utilizzo di queste carte, ma pollice davvero in su, un mazzo di carte bello ricco. Proseguiamo, abbiamo queste che immagino siano le monete di cartoncino. Ne faccio vedere alcune giusto per gradire. Molto belle, cartoncino anche qui bello spesso. Molto bene. Qui ci sono una serie di segnalini di gioco di varie forme e dimensioni, tutti di un bel cartoncino solido, però vedete tutti all'interno già di uno Ziploc. Abbiamo altre carte che apriamo insieme velocemente. Vediamo un attimo anche qui di metterle debitamente a fuoco. Molto belle anche queste carte con del testo. Molto bene. Cerchiamo di tenerle separate, che se erano separate un motivo ci sarà, senza però incollare tutto. Abbiamo poi questi in fondo che sono allora degli adesivi. Credo, sì, dovrebbero essere proprio degli adesivi che onestamente non so dove andranno appiccicati. Questo lo dovrò scoprirlo. E anche qui delle carte di dimensione un pochettino più grandicelle. Vediamo se riusciamo ad aprirle senza distruggere tutto. Queste carte qua hanno deciso di non aprirsi. Niente, è piuttosto duro. Dovrò dotarmi di una forbice per queste carte. Niente, non ce la faccio. Non ce la faccio e sto diventando dispnoico. Vediamo se facendo leva in qualche modo. Mamma mia, sono chiuse dentro peggio che
Niente, finiamo qua l'unboxing, no, sto scherzando, dovrò prendo un attimo fiato e andiamo avanti, facciamo, vediamo qualcos'altro nel frattempo. Abbiamo quest'ultimo inserto che si apre, molto bello. Abbiamo a questo livello l'orso, la miniatura dell'orso in legno, molto bella anche questa. Guardate che bella. E un'altra serie di miniature, tutte uguali tra di loro, sempre in plastica, sempre molto belle. E soprattutto abbiamo questi che sono i vari personaggi, immagino che noi potremo impersonare e che questi meritano sicuramente una maggiore attenzione perché davvero sono stupendi. Mamma mia, che belli. Sicuramente faranno la loro porca figura sul tavolo, appunto, una volta apparecchiato tutto il gioco. Anche qui vediamo questi gentil signori, se il gioco perfetto, se la videocamera mi permette di mantenere il fuoco, che belle, mi piacciono davvero tantissimo. E infine queste ultime due. Molto belli, davvero. Bellissimo l'inserto che permette, tutti gli inserti che permettono di mantenere tutto alloggiato. Ce l'ho fatta nel frattempo con le carte, avevo solo bisogno di riprendere un attimino di fiato. Tra l'altro credo anche di essermi tagliato, che dolore atroce. Però diciamo che meritavano perché sono davvero bellissime queste carte. Sono davvero molto molto belle. Guardate la qualità dei disegni e dei dettagli. Che dolore atroce sul mio mignolo. Non riesco a capire se mi sono tagliato o meno perché sento un bruciore veramente atroce. Carte molto grandi, tra l'altro. E che dire, sono davvero, ciao Agatha, sono davvero molto molto curioso di intavolare questo Rurik che davvero ho supportato con grande piacere e sono davvero molto soddisfatto del prodotto finale di come esso appare. Ovviamente bisognerà vederlo sul campo, vedere un pochino come funziona dal vivo, quindi appunto giocandoci. Se voi avete già avuto modo di provarlo, per favore fatemi ovviamente sapere che cosa ne pensate giù sotto nei commenti. Ovviamente vi ricordo che siamo attivi anche su Instagram, su Telegram e su Facebook, quindi trovate nella descrizione del video tutti i link interessanti. Io vi ringrazio come sempre per aver visto un altro video di Dentro la Scatola. Ovviamente, vi dicevo, fatemi sapere che cosa ne pensate. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi cliccando la campanella, così non vi perdete neanche uno dei nostri video. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo di video.